Rieccoci qua per la terza parte di Miss Trieste 2016. Un saluto speciale ai visitatori di Trend & Dance, il canale YouTube di Arthur Spielberg. Ricordiamo che nella serata del 10 settembre molte ragazze si sono contese il premio di Miss Trieste 2016 nella fantastica piazza Unità d'Italia al Caffè degli Specchi, sfilando su un fantastico tappeto rosso. Sono per loro e queste splendide 14 esponenti nella finalissima del concorso Miss Trieste 2016 che ho avuto il piacere di organizzare unicamente a Ritmico Sassi Iver e al suo staff. Io devo sempre ringraziare anche i miei colleghi dell'FM Team, Jerry e Antonio. Momento solenne, poi rimanete tra noi perché avremo ancora delle grosse sorprese prima dei risultati. Ed ecco le candidate che procedono lungo la corsia del Caffè degli Specchi, questa fascia esterna, questa amplissima fascia esterna, estiva. Sfilare dunque è sempre un gioco bellissimo, un insieme tra bellezza, simpatia, disinvoltura, freschezza, giovinezza, è un momento veramente tipico del concorso di Trieste, la sua cornice più pastosa, la sua cornice più idonea. Ancora un applauso di buona fortuna e augurio alle nostre deliziose candidate che ci salutano in attesa del verdetto, ma la serata continua, non si ferma qui, perché a questo punto abbiamo un tocco coreografico particolarmente di richiamo, per cui vi invito a seguire con la massima attenzione il finale della Magic Dance Company stasera. Allora vorrei un applauso a Caterina Desiderio, commissario di Solegno, uno smartphone per la vincitrice del primo concorso video selfie Miss Trieste mi piace. Eccola qua, vieni qua, un applauso. Brava Caterina, da domani il tuo video sarà postato nelle nostre pagine Facebook. Allora, c'è il premio e lo smartphone per te. Tu attendi naturalmente il risultato della serata, per intanto già hai avuto un importante premio e ci vedremo più tardi naturalmente per l'esito della serata. Grazie, un applauso Caterina, complimenti. Allora, però la serata non finisce qui, dicevo, quindi noi vogliamo vivere una serata completa, senza pause, senza incertezze, e andiamo a questo punto a una ripresentazione di un personaggio che ha perso la giornata
ai nostri partecipanti Mondo Servizi Tipo, Ragazza d'Italia, Mister Geste, Mister Este Provincia, Mister Este. Eccole qua le nostre deliziose antagoniste di scena stasera per la finalissima del concorso Mister Este 2016. Che faccio un primo grande sorridente di fronte alla giuria che le ha valutate. I premi sono già pronti, le fasce attendono le vincitrici. Allora, a questo punto siamo pronti, dopo questa carrellata di immagini video scattate dal nostro operatore, siamo pronti alla proclamazione delle vincitrici dei 6 titoli di questa sera per questa edizione 2016 del concorso Miss Trieste. Partiamo col titolo Ragazza Euroregione, però ragazzi dovete sistemarvi anche di fronte al pubblico, perciò cerchiamo di trovare una sistemazione per non stare di schiena alla nostra qualificata giuria, e quindi vi pregherei di portarvi un po' più sulla destra, mentre invito al mio fianco di Trieste. Ecco, cercate di sistemarvi di fronte al pubblico, però, per cortesia, di fronte al pubblico, ecco, di fronte al pubblico. Tu mi aspetti qua alla mia destra un attimo. Allora attenzione, a questo punto proclamiamo ufficialmente Ragazza Euroregione edizione 2016, praticamente un titolo che include il Friuli Venezia Giulia e le regioni vicine, l'Austria, la Slovenia e anche Slovenia accanto alla Croazia. Quindi un riconoscimento internazionale, Ragazza Euroregione, titolo che viene aggiudicato alla concorrente Giulia Moreale. Giulia Moreale ottiene questo titolo internazionale Ragazza Euroregione 2016. Giulia Moreale, eccola qua, festeggiatissima dalle tue colleghe, dal pubblico, lunghissimo questo applauso per la neo vincitrice del titolo. E quindi chiediamo anche la collaborazione dell'ospite d'onore, la nostra Miss Trieste in carica, Veronica Leglia, ecco il premio, la fascia Ragazza Euroregione per la neoeletta edizione 2016 Giulia Moreale, titolo internazionale per lei, col bouquet floreale, il suo sorriso, poco di fila dei nostri fotoreporter, ed ecco la nostra premiatissima che riceve anche gli omaggi, una caterva di omaggi, veramente un sacco di borse per la nostra neo vincitrice, sorridente, festeggiatissima, complimenti a Giulia. Ecco, adesso Giulia ti sistemi qua, ritorni al tuo posto, dopo ci sarà la foto di gruppo per le vincitrici. Andiamo oltre, adesso premiamo l'indossatrice tipo del Friuli Venezia Giulia, vorrei un funzionario della My Agency per premiare la vincitrice del titolo regionale indossatrice tipo Friuli Venezia Giulia. Ecco, viene premiata da un funzionario della My Agency che gentilmente stasera ci supporta in questa finalissima, perché promuove la valorizzazione di giovani personaggi per il mondo artistico e il mondo della moda. Allora attenzione, l'indossatrice tipo Friuli Venezia Giulia è la concorrente che si chiama Giulia Devetti, indossatrice tipo del Friuli Venezia Giulia. Questa longilina slanciata rappresentante si aggiudica questo ambito titolo nel mondo della moda e dell'eleganza ed è premiato appunto dalla nostra rappresentante della My Agency di Milano. C'è l'omaggio floreale, il bouquet, nonché dei premi, tantissimi premi per te, carissima Giulia, tantissimi premi per te. Ancora fuoco di fila dei nostri bravi fotoreporter e videoreporter. Ecco qua ancora una sequenza di immagini per la nostra neoeletta, neovincitrice, grazie, perfetto, ancora qualche foto, ci sono gli omaggi per te, tantissimi come dicevo,
da varie ditte netti cittadini, grazie, complimenti, ti sistemi al posto di prima, ecco, a fianco delle tue compagne, delle tue colleghe. Attenzione, adesso abbiamo un titolo nazionale, Trieste, anche questa prerogativa, per il secondo anno consecutivo premia la ragazza d'Italia, quindi un titolo nato a Trieste, vissuto a Trieste, che noi porteremo però anche in giro per l'Italia con una struttura organizzativa molto importante. Ragazza d'Italia, titolo nazionale, Ragazza d'Italia edizione 2016, titolo che viene aggiudicato a Nicole Plazzi. Nicole Plazzi è la ragazza d'Italia edizione 2016. Questa bruna partecipante al concorso si aggiudica il titolo nazionale della ragazza d'Italia e viene premiata dalla nostra Maria, che rappresenta contitolare del Caffè degli Specchi, rappresenta appunto il Caffè degli Specchi in questo momento, per festeggiare la neotitolata di questo riconoscimento nazionale, la ragazza d'Italia Nicole Plazzi. Bouquet floreale e anche tanti omaggi per la nostra neovincitrice. Attenzione, bel sorriso radioso, festoso sorriso della nostra vincitrice. Ancora un'immagine, ancora un momento video, ed ecco, tutti questi omaggi sono per te. Attenzione, a questo punto proclamiamo, è un titolo che vuole essere un omaggio al nostro municipio, al nostro comune, un titolo storico, perché così è nata Trieste. Infatti il titolo di quest'anno, uno dei tre titoli, è Mister Geste. Trieste è nata una volta, in epoca romana, quando si chiamava Tergeste. Quindi Mister Geste, per onorare il nostro municipio, il nostro comune, titolo che viene conquistato dalla concorrente Esther Martelanz. Esther Martelanz si aggiudica, conquista e riporta il titolo Mister Geste 2016 e viene premiata dalla nostra Antonella. Complimenti per la nostra neo vincitrice, omaggio floreale della novizia. E naturalmente ancora qualche foto, qualche immagine, video, qualche momento video. Vabbè, chi vuoi? Bellissimo momento per la nostra Esther Triestina, che si aggiudica questo storico titolo in onore del nostro comune, in particolare del nostro municipio, in Piazza Unità d'Italia. Novic, che vince il titolo Miss Trieste nella fascia provinciale, tutti i comuni fuori del comune di Trieste. Eccola qua, la nostra neo vincitrice, festeggiatissima anche dalle colleghe, e viene premiata da alcuni nostri giurati, tra cui i rappresentanti di Maiade, e la nostra gentile giurata. Ecco qua, foto ricordo con le giurate, con i giurati, con la giurata e il giurato. Ancora immagini che immortalino in questo momento, in attesa che venga fasciata con il riconoscimento, col titolo autorevole di Miss Trieste Provincia. Eccola. Ancora qualche immagine, qualche videata con i nostri due giurati. Ecco, ancora omaggi, complimenti vivissimi. Li puoi sistemare a fianco delle ragazze. Ora ci sono gli omaggi, floreali per tutte le partecipanti, anche le meno fortunate, in attesa di leggere naturalmente il titolo principe della serata, cioè di conferire il titolo principe della serata alla neo eletta, alla reginetta cittadina ormai in arrivo, Miss Trieste 2016. Abbiamo gli omaggi floreali in arrivo per tutte le partecipanti, tutte belle, tutte carine, tutte meritevoli, ovviamente la classifica di rigore. Ecco gli omaggi floreali che il mio collega Jerry porge
le rose, classico dono floreale per la bellezza femminile a tutte le partecipanti, ringraziandole. E c'è, naturalmente adesso voglio al mio fianco un Miss Trieste in carica. Allora vogliamo un momento, sperate ancora un momentino là. Vorrei a questo punto premiare tutte le ballerine, il settore femminile, naturalmente con omaggio floreale. Ecco, e anche naturalmente Miss Trieste, quello lo facciamo a parte. Allora, componenti, lo staff femminile del gruppo di ballo, ecco, pregato di portarsi verso la mia postazione per l'omaggio floreale a voi dedicato. Ecco, gli omaggi floreali per le nostre bravissime ballerine che ci hanno lietato con le loro brillanti esibizioni coreografiche. Complimenti ancora. E viene aggiudicato. Per me però hanno vinto tutte, è vero? Hanno vinto tutte? Grande applauso a tutte! Allora, proclamo ufficialmente Miss Trieste 2016 la concorrente numero 30 anni che fanno così. La concorrente numero 15, no, esageriamo. Concorrente numero 80? No, esageriamo. Allora attenzione, proclamo ufficialmente Miss Trieste 2016 la concorrente numero 7. Beatrice La Monaca è la nuova Miss Trieste in carica da questo momento. Ecco il passaggio delle consegne tra Miss Trieste 2015 Veronica Veglia e Miss Trieste 2016 Beatrice La Monaca, giovanissima, la ribalta e vincitrice di un titolo autorevole come Miss Trieste, titolo che viene proclamato da lontano 1947. Eccola qua, Beatrice La Monaca, viene eletta Miss Trieste 2016. Ancora un'immagine, una foto insieme a Miss Trieste uscente, Reginetta uscente 2015, un bel sorriso anche delle nostre rappresentanti, tutte bellissime, tutte meritevoli, anche le ragazze che non hanno vinto, perché per me hanno vinto tutte, perché ancora una volta ha vinto la bellezza triestina, questa volta è importante. Allora ci siamo, ci sono altri omaggi, tantissimi omaggi per tutte le partecipanti, inizia stasera, tutte brave, tutte belle, tutte carine, tutte giustamente premiate. Le altre ragazze si classificano al settimo posto ex aequo, a pari merito. Eccole qua tutte premiate, le nostre ragazze, le nostre contendenti, le nostre antagoniste. Ancora qualche immagine per la neoeletta. E ora io vorrei un momento il collaboratore. Ah, adesso abbiamo il momento più importante della serata. Io ho detto che sono 800.000, dopo 80.000, dopo 8.000, alla fine ha detto la verità perché così il gioco era ancora più importante, era stimolato. Voi vi siete spaventati, ma io sono fatto così, ho questa prerogativa di aiutare un po' il pubblico, di incuriosirlo. Ci sono 800 euro a disposizione, allora la Miss Trieste in carica ha già un primo compito nella sua carriera di reginetta di Trieste. Vieni qua, devi estrarre il numero fortunato, il numero, che non sia quello di tua sorella però, mi raccomando, se riesci ti aiutiamo. Fisicamente è la ditta che porge questo premio di 800.000 col trucco. Togliamo 3 zeri, 800 euro. Ah, il numero è numero 73. Qua c'è scritto Lamberti Teresa, un numero di telefono, non so cosa c'è. Comunque Lamberti Teresa numero 73. Vince un buono da 800 euro.
Ecco, questo. Comunque la potete contattare perché c'è il numero, evidentemente si sa non farà. Vai, vai, grazie fortunata, tutto, vai, una vai. Pausa fisicamente. Vai, vai, è qui, è qui. Sua rappresentante. Ah, è arrivata. Sono in ritardo. Allora, eccola, la signora è arrivata. Ha un buono da 800. Sì, vediamo, là. Per non creare drammi in famiglia. Ecco qua, allora, a questo punto io vorrei al mio fianco una persona che si nasconde sempre. Grazie tante Alice, grazie tante. Alice, collaboratrice del concorso Miss Trieste. E questo cuscino invece è un omaggio da parte mia e di Ricky per te. Quindi vado a casa col cuscino. Sì, il patrono di Miss Trieste deve avere il cuscino per cui dormire. Grazie tanto, un bellissimo omaggio che me lo terrò prezioso perché Miss Trieste rappresenta un po' la storia della mia attività nel mondo della bellezza. Grazie tanto Alice, grazie, grazie. Allora, grazie a tutti, a questo punto grazie a tutte le ragazze, le più fortunate e le meno fortunate, per me siete tutte belle, tutte meritevoli. Direi di formulare un grande ultimo applauso a tutte le 14 splendide rappresentanti della finale di Miss Trieste. Io ringrazierei a questo punto anzitutto la direzione e il personale tutto del Caffè degli Specchi che mi hanno affiancato con interesse, con passione, con professionalità. Un grazie alla giuria, alla My Agency, a tutte le enti e le ditte che ci hanno supportato con tantissimi premi. Un ringraziamento all'FM Team e con Jerry, Antonio, un ringraziamento alla Rifinico Santi Iven che ha organizzato con me tutto questo evento nelle varie fasi. Un ringraziamento al pubblico così numeroso. Un augurio di una felice fine estate, un buon weekend e come sempre si dice, per ringraziarvi ancora tutti quanti, un particolare ringraziamento anche alle ragazze, tutte splendide, tutte disponibili, un ringraziamento a voi tutti, un arrivederci all'edizione 2017 del concorso Miss Trieste. Ciao a tutti, grazie, buon weekend, buona fine estate ancora, ciao a tutti e grazie. E grazie ancora a tutti i collaboratori, anche a Giada Spose per le sue splendide creazioni. Gli abiti da sposa che ci hanno deliziato in questa serata, grazie a tutti, grazie, grazie, grazie. E grazie a tutti gli artisti che hanno animato la serata con le loro esibizioni. Ok. Perché stai distante tu? Vai, vai. Proprio tu che sei la miss. Aspetta che faccio anche questa più da vicino. Guardate qua, facciamo un po' da vicino, io non ho luce sennò. Bravissime! Bene, già meglio. Bene, ho chiuso gli occhi, posso girare. Da una tu copri, l'altra, ok. Sì, adesso mi metto anch'io. Sì, se vuoi metterti vado a quella parte lì. O se vuoi in mezzo. Ecco, perfetto. Il Ricky che organizza. Oh, mettete lì vicino. Ecco, perfetto. Mariano!
sì, dai, una. Ultima, poi via, salutare. Oh, grazie, basta. Aspetta, fa una con basta, dai. Beh, almeno in una ferrovia. Ringrazio. Grazie. Grazie. Finisce così lo speciale dedicato a Miss Trieste 2016. Vi aspettiamo la prossima settimana per una nuova puntata. Un saluto speciale ai visitatori di Trend & Dance. La playa, la transgresión, el sonido en el viento que te deja olvidar el viento, el mismo que apagó el fuego, y por el viento dejarme llevar el horizonte, sentir el deseo de saltar, 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 saltar. Esto es el viento de Ibiza. De Ibiza. Esto es el Sunset Ibiza Style. Sto cazzo, perché il macchinario è pieno.